Will the end of the world come that way? Nome, età e che cosa fai? Ciao, sono Frankie I Energy. Ho 40 anni, faccio il rapper. Descriviti. Faccio cose per i giovani, che i giovani amano molto. E faccio musica, e faccio l'impegno sociale. Tre aggettivi per definirti. Energetico, simpaticissimo, un po' lunatico. Perché pensi di essere la persona giusta per far parte dei 24 eletti che si salveranno dalla fine del mondo? Penso di poter dare un contributo sostanziale a uno show che si promette come uno dei migliori che l'umanità abbia mai visto. Presenting a new exciting radio program. L'Istituto Barlumen presenta 2.12. 2.12. Un programma di Anno Domini 2012. L'asteroide 3834 Zappa Frank sta dirigendosi inesorabilmente verso la Terra. L'impatto è previsto per il 21 dicembre. La profezia Maya sta per avverarsi. E mentre il conto alla rovescia si fa sempre più minaccioso, gli abitanti della Terra si dividono in ottimisti che se la menano e pessimisti che se la godono. E il tempo scorre tra preghiere di massa e rave party interminabili. Ma l'unica concreta speranza di salvezza è quella di entrare nel cast di 2.12, il reality show alla fine del mondo. Ho capito, signora, ma la polizza la possiamo anche estendere. Oppure, senza alzare il bonus malus, noi prendiamo il capitale e poi... Senti, puoi abbassare la radio, per favore? Eh? Sono al telefono con una cliente. Eh? La radio! Ah. Mi stia a sentire, signora. Noi prendiamo il capitale, lo lasciamo così com'è e lo estendiamo, capito? Tipo fino a tutto il 2018 senza alcun aumento. Guardi, c'è qui K, il mio socio, che mi fa segno se sono matto. Quindi sono condizioni assolutamente vantaggiose. Ma no, l'asteroide, signora, l'asteroide. A parte che l'asteroide potrebbe anche cambiare rotta all'ultimo momento e quindi... Signora? Signora? Niente, ha messo giù. Basta, finito, drago. I clienti sono finiti, basta. Non drammatizzare, dai. Di periodi neri ne abbiamo visti tanti, sì, no? Ma il mondo non stava mica per finire. Però per noi quasi, eh. Ti ricordi l'incendio? Sì, l'incendio. E i derivati bancari thailandesi? Ma sì, anche quello. Guarda, sì. Secondo me è solo una questione di franchigia. Ma che franchigia? Rassegnati. Siamo a un passo dalla fine del mondo. Le assicurazioni non hanno più senso, punto. Ma è proprio qui che ti sbagli, K. Perché basta studiare bene la polizza e anche la fine del mondo diventa assicurata. Curabile. Alla fine è solo una questione di franchigia, sta a sentire me. Tu stai confondendo la disperazione con l'ottimismo. Sembri ottimista, ma sei disperato. Io disperato. Tu sei disperato. Tu sei disperato, K. Sei sempre lì con la fine del mondo al centro dei pensieri. Vabbè, almeno io ci penso, no? E reagisco. Reagisci, come reagisci? Suono l'ukulele. Questa era Batru Walls Fulcanelli di Frank Zappa, ispirata alla figura di un misterioso alchimista francese del XX secolo, Fulcanelli, appunto, detentore di molti segreti, ma scomparso misteriosamente senza lasciare tracce di sé ormai molti anni fa. Alchimia francese, XX secolo, che cose difficili, ragazzi. Meglio passare alle news, anche se prima devo ricordarvi che mancano soltanto 90 giorni alla fine del mondo e che molti di voi non hanno ancora mandato la loro clip. Fatelo subito, inviando il vostro file al sito andtheworld.com. 2.12. Il reality dove è un vero dramma non esserci. Solo 12 uomini e 12 donne sopravviveranno alla fine del mondo. Sono i 24 eletti di 2.12. Alluvioni e terremoti. Incendi ed esplosioni. Finire carbonizzato? Ma non sei stanco di tutto questo? Noi ti offriamo una via di fuga.
we offer you escape. Partecipa al concorso e vinci soggiorno illimitato su Moon Unit. Moon Unit. 24 ettari di lussuosa oasi lunare con fattoria agricola, mini oceano artificiale, mulino, sauna, vogatore e foresta vergine. Il tutto sotto l'occhio imparziale di 600 telecamere. 2.12. Carica la tua clip video personale sul sito And the World. And the World. Partecipa al concorso per diventare uno dei 24 eletti e poi vota la tua clip preferita. Vota la tua clip. Il costo di caricamento della clip è pari al 20% di quanto presente sul conto corrente del partecipante al momento dell'iscrizione. 2.12. Prima carichi la clip e più probabilità avrai di essere votato. 2.12. Un vero dramma non esserci. Escape with us now. Buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Scusate il ritardo. Beh, il mondo sta per finire, Claudia. Cosa vuoi che importi? Un minuto in più, un minuto in meno qui dentro. Sì, un minuto, è quasi un'ora. Lo so, mi dispiace, ma... Il primo compito del bravo stegista è... Fare il caffè? No, quello è il secondo. Il primo compito del bravo stegista è essere puntuale. Lo so, mi dispiace, ma... Puntualità, precisione, rigore. Un bravo assicuratore, si vede da quello. Lo so, mi dispiace, ma... E poi lo stage è una bella opportunità, cosa credi? Vabbè, d'accordo, all'inizio magari non guadagnare niente è un po' umiliante, ma finito il periodo di stage sai che ti aspetta una bella assunzione a tempo indeterminato, no? Ma lo stage finisce il 20 dicembre, E allora? E come allora? Il giorno dopo finisce il mondo, cosa fai? Festeggi l'apocalisse e l'assunzione? Vabbè, cosa vuoi che sia? L'importante è seguire un'etica lavorativa impeccabile, poi in dettagli come l'assunzione, contributi, ferie, quelli arrivano da soli. Già. Soltanto dopo che si è imparato ad essere puntuali. Lo so, mi dispiace. E poi ma... anche il caffè ha la sua nobiltà, cosa credi? Pensa che George Lloyd, che è un po' il padre di noi tutti assicuratori, ha cominciato con un bar. Lui aveva un bar e portava il caffè ai marinai. E lo so, mi dispiace, ma la strada era bloccata da un'altra manifestazione di quei fanatici zappiani che oramai ti ritrovi dappertutto. Allora, dove andate tutti di fretta? E cosa avete da ridere? Non c'è niente da ridere! Tu cosa ascolti con le cuffiette? E tu cosa fai col cellulare? E tu cosa fai col rosso? Fermatevi! Ascoltatevi! Perché quello che sapete è tutto falso! Ma se arriva l'asteroide! Ma quale asteroide? Quella è un'invenzione delle lobby e dei padroni dell'informazione! Il 21 dicembre sarà lui a scendere sulla Terra! Sarà lui a giudicarci tutti! E sarà lui a tirare le somme! Ma lui chi? Ma come chi? Lui! Frank Vincent Zappa! Il fantasmagorico zio Carne! Lo scrutatore centrale! Il maestro di Baltimora! Oh, c'hai la fatta aperta! Ma... scusate. Informatevi! Gente! Informatevi! Ascoltate Antap Connection! L'uomo dell'utopia sta tornando! Lo squalo giallo sta tornando! Il duca delle prugne sta tornando! Alien encounters, global warming, nuclear war, economic depression, global pandemic. The world is gonna end! Exploding sun, natural disasters, earthquakes, hurricanes, tsunami, and tornado. The world is gonna end! Cancer, AIDS, vaccination. 2012, or 2012. Guess what? The world is gonna end! The apocalypse. Judgment Day. The end of times. Doomsday. The end of the world as we know it. Prophecy is an easy thing. Tonight's prophecy, I sincerely hope, that is a very false prophecy. Wow.
What do you think's gonna happen in 2012? Leave your comments below. Hi guys, in 2012, I'm voting for Sarah Palin. Because the world is ending anyway. Yeah. News from all over the world. Apriamo questa edizione delle news con gli aggiornamenti sulle iniziative destabilizzanti e sovversive della cosiddetta Zap Connection, la rete internazionale di fanatici seguaci del musicista Frank Zappa, che nonostante le prove inoppugnabili sulla prossima fine del mondo, continua con la sua opera di disinformazione manifestando nelle strade delle città di tutto il mondo. Secondo i fanatici, infatti, il prossimo 21 dicembre non ci sarà alcun impatto con l'asteroide 3834 Zappa Frank, ma l'avvento dello stesso Frank Zappa nel giorno del suo 72esimo compleanno. O meglio, del suo ipotetico 72esimo compleanno perché, come tutti sanno, il rivoluzionario compositore americano nel dicembre del 1993, a causa di un tumore alla prostata, purtroppo, come molti altri prima di lui, soffrendo e facendo soffrire in un letto d'ospedale a Los Angeles, di notte, da solo, al buio, Frank Zappa è morto. Passiamo agli Stati Uniti. La governatrice della California, Paris Hilton, ha proposto alle autorità federali un piano di salvezza per l'intera umanità in vista dell'impatto con l'asteroide 3834 Zappa Frank, previsto per il prossimo 21 dicembre. Secondo la Hilton, per salvarsi dalla collisione, sarebbe sufficiente mettersi in ginocchio con un sacchetto di carta marrone in testa. Il sindaco di New York, Woody Allen, ha commentato che comunque vadano le cose, lui consiglia di portare con sé la biancheria di ricambio. E trattandosi di Paris Hilton, il consiglio è parso più che azzeccato. Secondo un recente studio è stato stimato che l'asteroide, data la sua orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,5 unità astronomiche e da un'eccentricità inclinata di 14 gradi rispetto all'eclittica, dovrebbe colpire con precisione la zona residenziale a est di Berna, in Svizzera, a una velocità vicina ai 18.000 km all'ora. Saranno quindi gli svizzeri a essere i primi spettatori del grande evento. Il famoso astrofisico di Berna, Rudolf Hackensack, interrogato sulla questione, ha dichiarato che io non sono di Berna. Nome e cosa fai? Io sono K e suono l'ukulele. E quando suono canto pure un po' po' po'. Età? 40 sono gli anni, magari anche di più. Descriviti. Però non li dimostro, vengo bene anche in TV. Tre aggettivi per definirti. Simpatico, ottimista e di talento. Insieme a me non ci si annoia mai. Quali sono i pregi di cui vai più fiero? Allora? Mi piace anche fumare e fare tardi in compagnia. E l'ultimo bicchiere è quasi sempre roba mia. Non posso fare un torto agli altri 23. Perciò votate per me. Una bella clip, complimenti, è originale. Grazie. Con l'ukulele, grazie, tutto quanto. Però ti definisci ottimista, invece sei il primo a credere all'asteroide, però cosa vabbè. Vuol dire? No, ma scusa, non ho capito una cosa del regolamento, però, perché una volta che hai caricato la clip, no? Userai il tuo voto per votare te stesso, no? E quindi? E così faranno tutti, quindi alla fine chi vince? Ma cosa te ne frega? Magari qualcuno si sbaglia, no? Sì, sei sempre lì con le polizze. Il caffè, vedi, Drago, il caffè, dai. Cerca di goderti almeno quel poco che ti resta. Un caffè, capirai. E allora dai. Esci, divertiti. Guarda Claudia, per esempio, lei la sera esce, si diverte. Non è vero, Claudia? Beh sì, ho 20 anni, faccio la stagista, sono una tipa molto alla mano. E appunto mi piace molto uscire a divertirmi con gli amici. I miei tre aggettivi sono carina, magra e puntuale. Ma cos'era? Un curriculum? Ma cioè, che non ho curriculum? È il nuovo stile clip, Drago, ormai i giovani parlano così, aggiornati. Stile e comunque clip. Claudia è una che si diverte. Stasera, ad esempio, cosa fai? E chi io?
Beh, non so, boh, forse una pizza. Che bello, una pizza. Magari un cinema. Vabbè, pizza e cinema, un vero sballo. Sempre meglio che morire sulle polizze. Ti guardi un bel film, eh? Ma quale bel film? Al Metropolis danno il 13° Teschio in 3D. E che roba è? È un film. Ho capito, ma di cosa parla sto film? Della fine del mondo. Ah, allegria, allegria. Però è in 3D. Fermo! È troppo pericoloso! Non possiamo mollare proprio ora! Oh, Jim! Ne va della sopravvivenza dell'umanità! Cana! Dai, trova robe di... il 10° Teschio. Dagli attrezzisti de... l'11° Teschio. E dalle controfigure che c'erano anche ne... il 12° Teschio. Il 13° Teschio. Vedi questa mappa, Boris? Dimostra che il 13° Teschio è nascosto dietro questa cascata. Cascata! Ma chi vuole ostacolare la riunificazione dei 13 Teschi Maya? Voi non capite! Il 13° Teschio chiuderebbe il cerchio e salverebbe il mondo! Professor Gymkhana, e questa sarebbe una teoria archeologica? Mi vedo costretto a radiarla dal nobile albo degli esploratori coraggiosi! Era un'impresa disperata, ma l'antico Teschio andava salvato! L'antico Teschio va salvato! L'ho appena detto! Forza, Boris! Il mondo ha bisogno di noi! Però prima è meglio allacciarsi le scarpe! Un viaggio incredibile! In volo tra le fiamme dell'infernale vulcano spento di Cucamonga. Capra, Boris! Capra! 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 Capra, che ho detto, Boris! A dorso di cavallo, lungo le steppe incontaminate di Abdullah X. Get up, Boris! Get up! A 180 all'ora giù dalla pista da bob del Tütlisberg Spasse. Frena, Boris! Frena! L'antico Teschio era salvo. Oh, Jim, Cana, sei stato così coraggioso! Non adesso, Mary, adesso devo salvare il mondo! Non c'era tempo da perdere. Il 13° Teschio deve essere riunito agli altri 12 nell'aula magna della sede degli esploratori coraggiosi. Ma il tempo stava per scadere. La mezzanotte del 20 dicembre 2012 si stava avvicinando. 3, 2, 1. Fermi tutti, fermi tutti. Oh, finalmente qui con me il 13° Teschio di Cristoforo. Il 13° Teschio al cinema. 2.13. Nome: Drago. Età: sono entrato da qualche anno negli ANTA. Da dove vieni? Italia. Descriviti. Beh, io faccio l'assicuratore, non ho tante qualità, però vabbè, sono un tipo isterico, fobico, lamentoso, pedante, però ripeto, faccio l'assicuratore. E poi vabbè, ho dei problemi di ipersudorazione ai piedi, sono un disastro con le mani e non brillo nemmeno tanto per intelligenza, però faccio l'assicuratore. Cioè, se votate me, non votate l'uomo, votate l'assicuratore. E di questo io vado fiero, perché io, prima di essere un uomo, sono un assicuratore. Se proprio devo dirla tutta, sono un signor assicuratore. 3 aggettivi per definirti. È isterico, fobico, lamentoso e pedante. Sono 4. Toglietene uno, tanto è uguale. Perché pensi di essere la persona giusta per far parte dei 24 eletti che si salveranno dalla fine del mondo? Uno con la mia esperienza nel campo specifico della comune intenzione delle parti contraenti ex articolo 1362 del Codice Civile non può rimanere qui sulla Terra ad aspettare la fine dei tempi. Deve sopravvivere per condividere la sua sapienza con tutti gli altri. Quindi votatemi, ricordate il mio codice, Drago from Italy 67. Ciao. Ma insomma... Qui lo sapevo, vero che non ti piace? Ma è un po' così... Allora la rifaccio.
faccio un po' più sbarazzina. No, hai già messo ciao, va bene. No, ciao, teniamola visto, così. Intanto, guarda, un assicuratore sulla Luna, secondo me. Comunque, facciamo l'upload, proviamo, insomma, siamo qua per questo. Benvenuti a 2.12. Questo è il software per caricare la tua clip. Felicitazioni. 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 Stai per entrare nel regno delle possibilità. Se non vuoi assistere alla discesa in terra del dio serpente Kakulkan nel giorno del solstizio d'inverno, sei sul sito giusto. Ma non c'è lo skip intro? Ascolta, no? Per caricare la tua clip, seleziona il file e clicca il tasto OK. Clicca? Sì, file. Clicca OK. Ok. Bene, ora inserisci i tuoi dati. Inserisci, dai. Gli stessi, no? Dati inseriti correttamente. Il tuo computer è stato rilevato e risultava già presente nel nostro database. Ma come risultava già presente? Ma sì, perché anch'io mi sono iscritto dallo stesso computer. Non è che questo causa, no, va bene. Ma no, tranquillo. Da questo istante la tua vita è ufficialmente cambiata. Sei entrato a far parte della grande tribù di quelli di 2.12. Uffa, quante parole. Vabbè, marketing, no? Marketing. Sta zitto. L'allineamento tra sole, terra e centro della galassia non è più un tuo problema, signor K. No, cosa ha detto, signor K? Ops, rettifico, signor Drago, signor Trappa, signor Cago, troppa, caga, droga, pacca, spira. Ma qui sta crescendo tutto. Ma no, adesso vedrai che riparte. Sì, riparte. Error 404, file not found, reset system, press any key to reboot. Ma come reboot? Ora sei a un passo da Moon Unit, la lussuosa biosfera dotata di tutti i comfort che ti aspetta sulla Luna per farti passare un indimenticabile resto della tua vita. Un programma di K e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. 2.12, 2.12. Che cosa succederà adesso? Che fine faranno le clip di K e Drago tra i miliardi di altre clip in concorso? Quali conseguenze avrà il crash del server? Ma soprattutto, il mondo finirà davvero il 21 dicembre? E se sì, visto che è venerdì, la devo spostare lo stesso la macchina per il lavaggio strade? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani alla stessa ora per il prossimo profetico allestimento di 2.12, 2.12. Con Roberto Accornero, Alberto Caserini, Renato Gabrielli, Lucia Gadolini, Elisa Marinoni e con la partecipazione straordinaria di Frankie High Energy MC. Assistenti di studio Niccolò Bonanno, Marco Olivi. Mix Guido Bertolotti. Regia Gaetano K. 2.12, 2.12. Barlumen.com. Se mai arrivassi ad appoggiare il tuo piede sull'impasto roccioso di fosforo e potassio del suolo lunare, pensi che la tua idea preconcetta della Luna, modellata sulle smancerie romantiche della poesia inglese dell'Ottocento, tipo la lirica To the Moon di Percy B. Shelley e sulle canzonette d'amore di ieri e di oggi, ne uscirà in qualche modo cambiata? E se sì, come?